Che cos'è la Black Light Art? Si tratta di un'esperienza artistica caratterizzata dall'uso di pigmenti o materiali con additivi fluorescenti e talvolta fosforescenti, che generano opere dai diversi registri espressivi, che quindi variano a seconda che siano illuminate dalla luce bianca, dalla luce nera o luce di wood o ultravioletta o in assenza di luce. Tale pratica artistica affonda le sue radici intorno alla metà del secolo scorso, quando grandi maestri quali Lucio Fontana, Colombo o Dada Maino ne sperimentarono le potenzialità. Rimane comunque una pratica sconosciuta ai più, a causa dell'eterogeneità dei temi trattati o delle tecniche di rappresentazione, ma anche a causa della difficoltà installativa legata alla necessità di un complesso sistema illuminotecnico. Abbiamo sposato questo progetto dal 2016. Tutto è nato dall'incontro con Gisella Gellini, co-curatrice di questa mostra, nonché docente del Politecnico di Milano e grande esperta di light art, e Fabio Agrifoglio, presidente della Fondazione Mario Agrifoglio intitolata a suo padre, che ha l'obiettivo di promuovere l'opera del padre, ma anche tutte le esperienze artistiche di valore relazionate alla luce nera. Il progetto ha numerosi scopi, da quello di indagine, di approfondimento, di studio di questo tipo di esperienza artistica, ma anche e soprattutto ha un carattere espositivo. Dal 2016 ad oggi, infatti, sono state organizzate diverse mostre lungo l'Italia, partendo da Milano, passando per Como, la Rocca Albornoziana di Spoleto. Quest'oggi siamo a Mantova, nella splendida cornice della Casa del Mantegna, all'interno della rassegna della Biennale di Light Art di Mantova 2020, che ospita una vasta collezione di importanti opere di light art, ma che ha al suo interno anche un'importante sezione dedicata alla Black Light Art, con opere della seconda metà del secolo scorso fino a opere più recenti e contemporanee. Nelle sale troviamo dipinti, sculture, ma anche installazioni a parete o a pavimento, nonché opere che utilizzano un sistema complesso dal punto di vista tecnologico per assicurare una perfetta sincronizzazione tra la luce e la musica. Caratteristica peculiare di questa mostra è la relazione tra un patrimonio artistico consolidato e una tecnologia assolutamente contemporanea. Grazie all'utilizzo, infatti, dei faretti LED RGB più V è stato possibile creare dei cicli luminosi dinamici che permettono di apprezzare queste opere nel momento della loro trasformazione, rispettando quindi filologicamente l'indirizzo impresso sin dagli esordi a questo tipo di mostre. Il risultato è una condizione immersiva di penombra regolata unicamente da questi cicli di luce, che accompagna il visitatore all'interno di un ambiente immersivo e onirico disegnato unicamente dalla luce.